Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Prima di iniziare voglio fare un ringraziamento a Maria. Prije nego započnem, želim zahvaliti Mariji. Voglio chiedere di accompagnarmi in questa mia testimonianza, che non sono tanto abituato davanti a tanta gente. Želim je zamoliti da me prati u ovome svjedočanstvu, jer nisam baš previše naučen govoriti pred ovoliko ljudi. Ma soprattutto di accompagnare voi, i vostri cuori, tutti i giovani che sono qui a Međugorje in questo festival. Ali prije svega želim zamoliti da prati svakoga od vas, vaša srca, sve mlade koji su prisutni na ovom festivalu. E che vi faccia fare un'esperienza forte di Gesù come l'ha fatta fare a me. I da vam daruje milost da snažno iskusite Isusa, onakvu milost kakvu sam ja iskusio. Io, come sono stato presentato, mi chiamo Padre Davide Costalunga. Kao što sam bio predstavljen, zovem se Padre Davide Costalunga. Sono nato nel 1977, il 13 di ottobre. Rođen sam 13. listopada 1977. godine. In un paesino di collina che si chiama Castelvero, 180 abitanti circa. U jednom malom brdovitom mjestu, che si chiama? Castelvero. Jednom malom brdovitom mjestu koje se zove Castelvero i ima svega 180 stanovnika. La mia infanzia è stata un'infanzia abbastanza difficile per dei semplici motivi. Uno, moje djetinjstvo je bilo jedno poprilično teško djetinjstvo zbog jednostavnih razloga. Uno, perché mio papà, lavorando, facendo capannoni, cadendo da un'altezza, si è frantumato delle gambe e altre parti del corpo, quindi non ha più lavorato. Moj otac, budući da je radio na zgradama u građevini, pao je i oštetio, zlijedio je svoje noge i druge dijelove tijela, tako da više nije radio. Non lavorando più, ha cominciato andare al bar. I budući da više nije radio, počeo je odlaziti u kafiće. E sperperava tutti i suoi soldi, anche della pensione minima che prendeva, a bere e fumare. I onu minimalnu mirovinu koju je primao, su bi potrošio u alkoholu i cigaretama. Mamma che ha dovuto fare anche da papà. Imao sam mamu koja je trebala biti i tata. Io ho due fratelli, una sorella che è qui in mezzo a noi. Ja imam dva brata i jednu sestru koja je ovdje među nama. E quattro nipoti. Venivo salutare perché tre sono qui in mezzo a noi. Imam četvero nečaka, a pozdravljam troje od njih koji su ovdje. E, tornando alla vita di prima, quando appunto mia mamma ha dovuto fare da papà, quindi faceva dei lavori precari per cercare di mantenerci, per portarci, mandarci a scuola, eccetera, eccetera. I vraćajući se na moju priču iz djetinjstva, majka koja je morala biti otac, radila je svakakve poslove da bi nas prehranila, da bi nam omogućila školovanje i tako dalje. Io e mio fratello siamo cresciuti in fretta, in senso che già a 10 anni facevamo la legna per l'inverno, abbiamo un'azienda di 50 ettari di terra, quindi c'è da tanto lavoro. Imamo, ja i moj brat, kad smo imali 10 godina, već smo počeli ozbiljno raditi. Cijepali smo drva, imamo jedno imanje od 50 hektara, bilo je dosta šume tu, tako da smo puno radili. Nelle vacanze estive, quando andavamo alle medie, andavamo a lavorare, facevamo dei lavori precari, muratori, eccetera, eccetera. I kada smo išli u više razrede osnovne škole, radili smo sezonske ljetne poslove kao zidari i tako dalje. Finite le medie, tutti e tre siamo andati in fabbrica. I nakon završene osnovne škole, sva trojica smo išli raditi u tvornicu.
perché non avevamo la possibilità, non avevamo l'economia per studiare. Jer nismo imali finanzijskih mogućnosti da bi nastavili školovanje. Io personalmente, quando sono stato in fabbrica, mi sono trovato immerso in un mondo d'adulti. Kada sam išao raditi u tvornicu, našao sam se jednostavno uronjen u svijet odraslih. Dove parlavano solo di soldi, politica, sesso, eccetera, eccetera. I u tom svijetu se samo govorilo o novcu, politici, seksu i tako dalje. Non vivendo con i miei coetanei, io conoscevo solo una strada, quella strada, quella strada del lavoro, di un mondo d'adulti. I kao moji vršnjaci, ja sam poznavao samo taj drugi svijet, svijet odraslih i svijet rada. Mi ricordo delle particolarità quando alla sera dovevo aspettare mio zio al bar. Sjećam se jedne pojedinosti kad sam jedne večeri trebao sačekati svoga ujaka u kafiću. Per ridere e scherzare tra di loro dicevano: se gridi forza Inter ti paghiamo da bere, e io bevevo. Scusa, ripeto. Se, gridevo, no, c'erano gli adulti che mi dicevano: se tu gridi forza Inter ti paghiamo da forza bere, Inter, e io bevevo. I ja sam dakle sa svojim ujakom provodio to vrijeme uvečer u kafiću, a oni su me zezali i rekli su mi: ako budeš vikao živio Inter, nogometni klub, mi ćemo ti platiti piće. E siccome che parlavano sempre di tante cose da adulti, per stare con loro, per chiacchierare con loro, per vivere nella loro vita, anch'io ho voluto andare al night a 15 anni. I budući da sam provodio vrijeme u njihovom društvu i slušajući sve te njihove razgovore, stil života, priče, ja sam želio biti dio toga i počeo sam odlaziti u noćne klubove s 15 godina. Cominciato a frequentare discoteche, locali notturni appunto. Odlazio sam u discoteche, noćne lokale. E siccome che sono un ragazzo molto timido, dovevo bere per affrontare tutto questo. A budući sam po naravi sramežljiv, trebao sam piti da bi se mogao suočiti sa svim tim. Anche se avevo giurato fin da piccolo che, dato, vedendo la vita di mio papà, ho detto: io sicuramente non berrò mai nella vita, ma purtroppo le promesse non sempre si mantengono. Iako sam se bio zakleo sebi kao malo dijete da neću nikada piti, gledajući život moga oca koji je pio, nažalost, obećanja se nekad ne održavaju. I miei amici, siccome che il mio cognome è Costalunga, allora il mio papà lo chiamavano Costa e io Costina. Moje prezime je Costalunga i moj otac je imao nadimak Costa, a ja sam imao nadimak Costina. Da 15 anni circa ho cominciato a vivere con questo soprannome e l'ho portato fino a 33 anni. S 15 godina sam počeo živjeti s tim nadimkom i nosio sam ga do 33. godine. Cominciando a perdere la mia identità, izgubio sam svoj identitet, la mia libertà, svoju slobodu, ma soprattutto ho cominciato a rendermi schiavo, schiavo di una vita per piacere agli altri. Ali sam nadasve počeo postajati rob. Rob da bih se sviđao drugima. Ricordo che in certi locali spendevo anche 300.000 lire per una bottiglia di Ferrari, dicendo che io ero figlio di imprenditori per nascondere la mia realtà. Da bih sakrio pred drugima svoju stvarnost, sjećam se da bih u kafiću uvečer platio bocu Ferrarija 300.000 lira, rekao bih da sam sin vlasnika tvrtke, da bi se sakrio. Sì, perché mettere delle maschere a volte è più facile che affrontare una vita reale. Jer je vrlo često staviti maske puno lakše nego se suočiti sa stvarnim životom. Io come tutti, anzi molti ragazzi, purtroppo dopo la cresima non ho più frequentato i sacramenti. Kao mnogi mladi, nažalost, i ja sam prestao ići u crkvu nakon krizme. Anche perché vedevo la chiesa troppo lontana per la vita che facevo.
I iz razloga jer sam crkvu vidio kao nešto jako daleko od života kojega sam živio. Questa mia vita l'ho portata avanti così per parecchi anni. I takav život sam živio i nosio u sebi popriličan broj godina. Sicuramente non migliorandola, ma peggiorandola anno per anno. I iz godine u godinu taj život se nije poboljšavao, nego samo pogoršavao. Nel 2007, un giorno qualunque, quando con mia sorella, mia mamma è andata a fare delle visite, gli hanno diagnosticato un cancro allo stomaco. 2007. godine, dan kao i svaki drugi, otišao sam sa svojom majkom i sestrom kod liječnika. Diagnosticirali su mi rak želuca. Per me è crollato tutto. Meni se sve srušilo. Quel poco che era ancora in piedi. I srušilo mi se ono malo što je stajalo uspravno u meni. E quel poco era il tanto dell'amore di mia mamma verso i miei confronti. A to malo što je bilo u meni je bila ljubav moje majke prema meni. Non avendo Dio, avevo solo questo amore che mi nutriva ancora come al seno quando ero piccolo. I budući da nisam imao Boga u sebi, imao sam samo tu ljubav koja me hranila kao što me majka hranila na svojim prsima dok sam bio mali. E questo mi dava quel nutrimento per riuscire ad andare avanti in un mondo che mi stava schiacciando. I ta majčina ljubav, hrana mi je davala snagu da idem naprijed, suočavajući se sa svijetom koji me gazio. Sì, perché amare ed essere amati è l'unico scopo che abbiamo per vivere. Jedini cilj kojega u životu imamo je ljubiti i biti ljubljeni. Io ho cominciato a buttare via tutto ciò che mi era rimasto. Ja sam počeo bacati sve ono što mi je ostalo. Nel 2009 ho perso il lavoro. 2009 sam izgubio posao. Avevo preso circa 17.000 euro di licenziamento. Kada sam izgubio posao, kad su me otpustili, dali su mi oko 17.000 eura. E li ho spesi tutti in un anno a bere. I sve sam to potrošio u jednoj godini na piće. Bevevo circa in quell'anno, in quel periodo, dai 3 ai 6 litri al giorno. U tom razdoblju, u toj godini sam pio otprilike, quanto? Dai 3 ai 6 litri al giorno. Pio sam od 3 do 6 litara alkohola dnevno. Forse perché volevo morire prima di mia mamma, o forse perché era quel grido di aiuto. Možda jer sam želio umrijeti prije nego mi umre mama, možda zbog tog krika za pomoći koji je bio u meni. Quel grido d'aiuto che molti lo confondano e confondendo questi gridi d'aiuto si punta il dito per giudicare. Bio je to krik za pomoću koji mnogi ignoriraju ili ga brkaju. Cos'hai detto, scusami alla fine? Che questo giudizio poi questo amore. Taj krik za pomoću mnogi ignoriraju i zapravo ga zamijene kritikom, osudom drugih. Sì, perché il giudizio delle persone non innalza l'altro, ma lo schiaccia. San Paolo diceva: stimatevi gli uni gli altri, e Gesù ha lasciato l'ultimo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Jer osuditi druge, ne možemo drugoga na taj način uzdignuti, nego ga samo zgazimo. Sveti Pavao je rekao: poštujte jedni druge. Isus je ostavio kao svoju posljednju zapovjed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Se vogliamo giudicare qualcuno, io penso che questo primo gradino sia il posto migliore con Gesù. Ako nekoga želimo suditi, mislim da je prva stepenica koju trebamo napraviti biti s Isusom. Perché Dio è il Dio della vita, chi toglie la vita all'altro è il diavolo.
Jer Bog je Bog života, a onaj koji oduzima život drugome je Sotona. E per me avevano tolto tutto, ma soprattutto la dignità. Meni je bilo oduzeto sve, ali nadasve mi je bilo oduzeto dostojanstvo. E non avendo più la forza di vivere, e budući da više nisam imao snage za život, attendevo che succedesse qualcosa a mia mamma. Čekao sam da se nešto dogodi mojoj mami. Per prendere una decisione sulla mia vita. Da bih donio neku odluku za svoj život. Ma un giorno, dopo che feci 10 notti all'ospedale a mio papà, ali jednog dana, nakon što sam 10 noći proveo s tatom u bolnici, uscendo con mia sorella dall'ospedale, kad sam izlazio iz bolnice sa svojom sestrom, ha voluto fermarsi per ascoltare una santa messa a Caldiero. La sorella? Sì. Moja sestra se željela zaustaviti u jednoj crkvi da bi prisustvovala misi. Dicevo, tu fai quello che vuoi, basta che mi lasci in pace. A ja sam joj rekao, ti radiš šta hoćeš, dovoljno mi je da me ostaviš na miru. Ha detto, sì, perché c'è un sacerdote, un padre particolare e facciamo benedire le foto dei genitori. Da, želim ići tamo, govorila je sestra, jer tamo je jedan poseban svećenik i želim odnijeti slike roditelja na blagoslov. Quel sacerdote è stato un tassello importante per la mia vita e qui dietro di noi si chiama padre Gianni Sgreva. I taj svećenik je bio jedna posebna osoba i trenutak u mome životu, sjedi ovdje od traga i zove se padre Gianni Sgreva. Finita la Santa Messa, c'era un gruppetto di persone che chiedevano che c'era ancora un posto per andare a Međugorje. I nakon svete mise tamo je bila jedna mala skupina ljudi koja je rekla da idu u Međugorje i da ima još jedno slobodno mjesto. Mia sorella mi guardò e io ho detto sì, non guardare me sicuramente per Međugorje. Moja sestra me pogledala, ja sam joj odmah rekao nemoj mene gledati ako se radi o odlasku u Međugorje. Con tutti i problemi che ho, due monti e una chiesa mi manca solo da vedere. I sa svim problemima koje ja imam, još mi fali da idem tamo gledati dva brda i jednu crkvu. Però siccome che mi avevo fatto dei piaceri in quel periodo, allora ho voluto ringraziarla dicendo il mio sì. Ali moja sestra je u tom razdoblju meni učinila mnogo usluga i ja sam joj želio zahvaliti na način što ću joj reći da. Siccome che si partiva dopo una settimana e mezza, mi sembra, da quell'incontro. Od tog susreta u Međugorje se polazilo za otprilike tjedan i po. Io vivevo una sorta di angoscia. I ja sam živio u sebi jednu vrstu tjeskobe. Però una sera al bar parlando con i miei amici. Jedne večeri, razgovarajući sa svojim prijateljima u kafiću. Mi ha detto, Davide, guarda che a Međugorje ci sono belle ragazze, la birra che costa poco e anche le sigarette costano 10 euro alla stecca. I prijatelji su mi tada rekli, gledaj Davide, u Međugorju ima lijepih djevojaka, pivo je vrlo jeftino, a i cigarete su jeftine. Ho detto, è vero che non esiste il paradiso. A onda sam rekao, doista je onda istina da raj postoji. E così partì per Međugorje. I tako sam otišao u Međugorje. Ricordo un particolare. Sjećam se jedne pojedinosti. Che il primo autogrill ci siamo fermati. Io sono andato a bermi una birra, la più grande che ho trovato in quell'autogrill, per mandar giù un po' di Ave Maria che avevo ascoltato in tutto il tragitto. Na prvom odmorištu na autocesti kada smo se zaustavili popio sam najveće pivo koje je tada bilo u prodaji da bih probavio sve one zdravo Marije koje sam slušao u autobusu. Poi salimo su quel pullman e loro hanno detto dai che facciamo un altro rosario prima di partire e io sono sceso e volevo tornare a casa a piedi. I kada smo se na tom odmorištu popeli u autobus da bi nastavili putovanje, oni su rekli da izmolit ćemo još jednu krunicu. Ja sam htio sići i pješice se vratiti kući. Dicevo, è facile pregare quando si sta bene,
Ma quando si sente, si assapora la morte come la assaporavo io in quel periodo, non è così facile. I govorio sam sam sebi, lako je moliti kada si dobro, ali kada imaš u sebi okus smrti, onda je moliti jako teško. Sì, perché dicevo, non può esistere Dio, non può amarmi, non può trattare un figlio così. Govorio sam u sebi, Bog ne može postojati, ne može me ljubiti, ne može se ovako odnositi prema jednome svome sinu. Non avevamo fatto niente alla fine di male, ci siamo solo trovati immersi in una vita difficile. I ništa mi zapravo nismo lošega bili učinili, mi smo se jednostavno našli uronjeni u jednom teškom životu. Così un'amica di mia sorella mi mise le cuffie e ascoltai musica fino a Međugorje. I tako je u autobusu jedna prijateljica moje sestre mi je stavila uši slušalice i ja sam do Međugorja slušao glazbu. Il padre spirituale di quel pulma era padre Felice. Duhovni pratitelj te skupine bio padre Felice. Arrivato qui a Međugorje, tutti contemplavano il luogo, baciavano la terra. Kad smo došli ovdje u Međugorje, svi su duboko uranjali u ovo mjesto, u kontemplaciju, ljubili su zemlju. Io pensai che è tutta una falsa, sono tutti malati mentali, perché i miei amici mi dicevano sempre non farti fare il lavaggio del cervello. I ja sam mislio da su svi ti ljudi lažni, da su umobolni i moji prijatelji su mi prije putovanja stalno govorili ne dopusti da ti ispiru mozak. Nascondere i nostri problemi dietro tante emozioni che troviamo qui a Međugorje. Sakriti sve probleme pred emocijama koje ovdje susrećemo. Dicevo, i problemi vanno risolti oppure si ci si ferma e basta. Međutim, probleme treba riješiti ili se treba zaustaviti. Comunque vi posso dire che i primi tre giorni qui a Međugorje ho fatto di tutto e di più. Mogu vam samo reći da sam prva tri dana ovdje u Međugorju napravio sve i svašta. Noi siamo ancora anche adesso in questo pellegrinaggio all'hotel di Iva, all'albergo, pensione di Iva. I na ovom hodočašću sada mi smo u hotelu kod Ivana. E proprio a destra, a sinistra, scusate, c'è una birreria che adesso è chiusa. I lijevo od tog hotela je bila jedna pivnica koja je sada zatvorena. Io stavo lì quasi tutto il giorno a bere birra. I ja sam tamo provodio cijeli dan pijući pivo. Prendendo in giro pellegrini. Zafrkavao sam hodočasnike. E a guardare le ragazze di Međugorje che sono veramente belle. I gledao sam djevojke iz Međugorja koje su zaista lijepe. Questa era la mia vita e così volevo portarla avanti, ma ero anche curioso a vedere il Pobrodo, che cosa succedeva, cosa si faceva. To je bio moj život i želio sam takav život nastaviti, ali sam bio i znatiželjan. Želio sam vidjeti brdo ukazanja, što je to, što se tamo događa. Per raccontarlo poi ai miei amici e riderci su bevendo un bicchiere. Želio sam vidjeti brdo ukazanja da bi to mogao poslije u Italiji ispričati svojim prijateljima dok pijemo i šaliti se na taj račun. Ma appunto il terzo giorno siamo andati a ascoltare la catechesi di Sora Emanuel. Trećeg dana smo poslušali svjedočanstvo sestre Emanuel. E padre Felice mi voleva confessare quel mattino. I padre Felice me želio ispovjediti toga jutra. Ma siccome ha fatto tardi, perché ha confessato un altro prima di me. Ali kako je zakasnio, je ispovjedao nekoga drugoga prije mene. Mi ha detto, Davide, andiamo verso la chiesa e poi ti confesso là. Rekao mi, Davide, ajmo prema crkvi, tamo ću te ispovjediti. Ah, dimenticavo, era il Festival dei Giovani del 2010. Zaboravio sam reći, to je bio Festival Mladih 2010. Io come sempre presi e scappai via per andare alla mia birreria. A ja sam, kao i uvijek, pobjegao i otišao piti u svoju pivnicu.
Ma da solo mi sono perso per i campi e sono uscito al castello di Nancy. Ali kako sam bio sam, izgubio sam se u polju i došao sam do kuće od Nancy. Era caldissimo, ero tutto sudato. Bilo je prevruće, bio sam potpuno mokar. Perciò ho detto, prima di bere la birra aspetto e faccio due passi. I onda sam rekao, prije nego idem piti sljedeće pivo, prošetat ću. E vedendo la croce blu e la strada che andava verso la Madonna. I tada sam vidio plavi križ i stazu koja vodi prema Gospinom kipu na brdu. Mi sono incuriosito e mi sono avviato sul pobrdo. Bio sam znatiželjan i krenuo sam prema brdu, prema vrhu. Arrivato sul pobrodo c'era una signora che camminava con fatica, proprio passettini. Kad sam došao gore, vidio sam jednu gospođu koja jako teško hodala, male korake je pravila. E c'era proprio un gruppo di giovani attorno che facevano una catena e l'accompagnavano con la preghiera. A oko nje je bila jedna skupina mladih povezana u lanac, pratili su je molitvom. E io dicevo, ma guarda questa donna, per venire a vedere una statua, poteva starsene giù tranquilla, no? A ja sam u sebi govorio, ma gledaj ovu ženu, što radi, popela se ovdje da vidi jedan kip, mogla je ostati i dolje. E più, un po' più in là c'era un francescano. A tamo malo dalje je bio jedan Franjevac. E una ragazza è andata a chiamarlo per fargli la benedizione a questa signora. I jedna djevojka ga je pozvala da blagoslovi ovu gospođu. Dopo la benedizione, la signora ripartì verso la statua e io chiesi al francescano se poteva confessarmi. Così ho detto poi, padre Felice, la smetti di continuare a chiedermelo. I kad je taj Franjevac blagoslovio tu gospođu, ja sam mu se približio i pitao sam ga, može li me ispovjediti. Ali to je bilo s nakanom da se riješim padre Felice, da me više ne gnjavi se ispovjedi. Ma lui mi disse, c'ho un gruppo, sto seguendo un gruppo e lo devo portare alla pensione per mangiare. A on mi je rekao, ja sam pratitelj jedne skupine i moram ih odvesti u pansion, na ručak. E sono tantissimo in ritardo. I jako kasnim. E io gli alzai il braccio come da buon mondano e lo mandai in quel paese. A ja sam na tu njegovu rečenicu podigao ruku kao pravi čovjek s ulice i poslao sam ga u rodno mjesto. Siete tutti uguali. I rekao sam mu, svi ste vi isti. Ma lui vedendo questo gesto... Ali kad je on vidio taj moj postupak... Ma ha detto, no, va bene, allora facciamo una cosa veloce qui, in un angolino. Rekao je, u redu. Napravit ćemo jednu brzu ispovjed, sklonit ćemo se ovdje u jedan kutak. Era presto mezzogiorno. Bilo je oko podne. Abbiamo finito le due, due e mezza. Završili smo oko dva, dva i po. Qui purtroppo mi devo fermare perché non so raccontare queste due ore di confessione. Ovdje se trebam zaustaviti jer ne znam prepričati ta dva sata ispovjedi. Ma vi posso dire che il cielo ha visitato il mio inferno. Ali mogu reći da je Bog pohodio moj pakao. Dopo un lungo pianto, nakon dugog plaća, e avere tirato fuori come un vortice di neve due ore di peccati, i nakon što sam izbacio kao jedan ogromni smet snijega svojih grijeha, sono corso sotto la statua di Maria. Otrčao sam pod Gospin kip. Arrivato sotto la statua di Maria, ho chiesto solo una cosa. I pod Gospinim kipom sam upitao samo jednu stvar. Gli ho detto, Maria, ho portato qui la mia vita morta. Maria, Mario, ovdje sam ti donio svoj mrtvi život. Oggi te la voglio affidare a te. Danas ga želim povjeriti tebi. Ti prego, fa che io non la gestisca più. Ti prego,
fa che io non lavori più sulla mia vita. Molim te, Mario, učini da ne budem ja taj koji će više raditi na svome životu. Perché la riporterei ancora alla morte. Jer bih u tom slučaju ponovno vratio svoj život u smrt. Ma ti prometto di dirti sempre di sì. Ali ti obećajem da ću ti uvijek reći da. Ti chiedo solo di aiutarmi a rialzarmi. Molim te, samo mi pomozi da se podignem, pridignem. Tolsi le scarpe e scesi scalzo. Skinuo sam obuću i sišao bos. Non era da me. To nije bilo moje. Una particolarità sulla confessione che vi chiedo di accostarvi tutti in questo periodo. Jedna pojedinost vezana za ispovjed. Želim vas zamoliti da svi odete na ispovjed ovih dana. È che per la prima volta dopo tanti anni sono stato ascoltato e non giudicato. A ta pojedinost je sljedeća. Nakon dugih godina prvi put sam bio saslušan, a nisam bio osuđivan. E nonostante aver detto due ore di cattiverie, di peccati, di debolezze, eccetera. I unatoč tome što sam tijekom dva sata govorio o zločama, grijesima, slabostima. Ho preso anche un abbraccio da questo francescano piangendo insieme. Dobio sam nakon toga zagrljaj toga Franjevca i zajedno smo plakali. Questo è il perdono, questo è l'amore, questo non è giudizio. To je oprost, to je ljubav, to nije osuda. Questo è avere fede e speranza. To znači imati vjeru i nadu. Perché siamo tutti sulla stessa barca. Jer smo svi na istoj lađi. Tutti noi abbiamo un posto in paradiso. I svi mi imamo jedno mjesto u raju. E ce lo è stato dato per il sangue di Gesù. A to nam je mjesto dano po Isusovoj krvi. Non per i nostri meriti. I ne zbog naših zasluga. Grazie. Hvala. Finito il pellegrinaggio. Nakon što je završilo hodočaše. Sono tornato a casa e sono andato a trovare mia mamma che era all'hospice. Vratio sam se kući i otišao sam posjetiti svoju mamu u hospici. Sono entrato in quella stanza col rosario in mano. Ušao sam u njezinu sobu s krunicom u ruci. E mia mamma, guardato mia sorella, gli ha detto: ma che è successo a Davide? A moja mama je pogledala moju sestru i rekla je: ma što se to Davidu dogodilo? Non lo riconosco più. Ne prepoznajem ga. E da quel momento si è abbandonata e non ha più voluto lottare per la vita. I od tog trenutka se mama prepustila i više se nije željela boriti za život. Siamo tornati al venerdì e il venerdì dopo è morta, si è spenta. Mi smo se iz Međugorja vratili petkom, a idućeg petka je mama umrla. Ma una cosa fondamentale è cambiata nel mio cuore. Non era più un addio, ma un arrivederci. Ma ali jedna temeljna stvar je bila promijenjena u mome srcu. To nije bilo s Bogom, nego doviđenja. Questo perché ce l'ha insegnato Dio. I to zbog toga jer me Bog tome naučio. Finito questo periodo particolare. Nakon što je završilo to posebno razdoblje. E di rinascita. I nakon što je završio taj trenutak ponovnog rođenja. Volevo andarmene via dal mio paesello di Castelvero. Htio sam otići iz svoga sela Castelvera. Ma per conoscere Davide. Htio sam otići da bih upoznao Davida. Perché io conoscevo solo Costina. Jer sam do tada samo poznavao Costinu. Quindi una sera mi chiamò padre Gianni al telefono.
Jedne večeri padre Gianni me nazvao na telefon dicendomi che se voglio fare un'esperienza lui sarebbe disposto ad accogliermi. I tada mi è rekao, ako želim proživjeti jedno iskustvo, on je raspoloživ da me prihvati. Ho detto, per qualche mese è una buona occasione per conoscere me stesso, conoscere chi ho incontrato e da dove viene tutta questa gioia. I onda sam rekao da, za par mjeseci bi bilo dobro, bilo bi dobro tijekom par mjeseci da proživim to jedno iskustvo, da upoznam sebe, da vidim što mi se sve dogodilo i odakle sva ta radost. Sono entrato nel convento di passionisti il 27 febbraio 2012. 27. veljače 2012. sam ušao u samostan pasionista. E oggi sono ancora qui. I danas sam još uvijek ovdje. La cosa grande di dire prima di tutto sempre sì a Maria. Jedna velika stvar je sljedeća. Prije svega uvijek reći da Mariji. Ma di affidare la propria vita a un Gesù che vuole solo il nostro bene, la nostra gioia e la nostra vita, dove ci porta, il suo disegno. I ono što je važno, predati potpuno svoj život Isusu, živjeti s njim, jer ono što on želi je naša radost, ostvarenje njegovih planova. Pensate che io non sapevo più né leggere né scrivere. Zamislite, poco. Ja sam znao sasvim malo pisati i čitati. Loše sam čitao i pisao. Eppure, nonostante questo, mi hanno chiesto di andare a studiare. I pored toga su zatražili da upišem studij. Dentro di me era no, 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 però la mia promessa fatta a Maria è diventato un sì. Unutar mene je bio odgovor ne, ne i ne, ali obećanje dano Mariji je to pretvorilo u da. E lì ho visto la grandezza, la grazia e l'opera di Dio su una persona povera. I tu sam vidio milost, Božju veličinu u životu jedne siromašne osobe. Il Signore scommette su ognuno di noi. Gospodin se želi kladiti na svakoga od nas. E lui prende sul serio la nostra vita. I on za ozbiljno uzima naš život. Quindi anche voi giovani non aspettate ad affidare la vostra vita. Vi mladi, nemojte čekati povjeriti svoj život Bogu. A colui che vuole solo il vostro bene, la vostra gioia. Njemu koji želi samo vaše dobro i vašu radost. Ricordo due fatti particolari degli esami, ad esempio c'erano due esami, un giorno e l'altro due esami. Sjećam se tako nekih pojedinosti, specifičnih situacija. Imao sam dva ispita, dan za danom. Mi koncentrai su il primo. A ja sam se koncentrirao na prvi ispit. Poi il secondo ho detto vado a dirgli al professore che me lo annulla e lo rimando. A za drugi ispit sam mislio reći ću profesoru da mi poništi ovaj ispit i da ću ga naknadno polagati. Ma mio confratello mi disse prova a studiare questo filosofo che si chiamava Scotto, si chiama Scotto, che è il più corto. A moj kolega mi je rekao daj probaj naučiti ovog filozofa, taj filozof se zove Scotto, on je najkraći od svih. Sarà impossibile ma magari te lo chiede. Možda je nemoguće, ali možda ti postavi baš to pitanje. Sono entrato. Ušao sam. Il professore mi guardò. Profesor me pogledao. E mi disse, guarda che non sei venuto a portarmi anche tu, San Tommaso, Sant'Agostino, questi qua filosofoni che tutti portano. Slušaj, nadam se da mi ti nisi ovdje došao donijeti sve filozofe koje i drugi donose, Svetoga Tomo Akvinskog i ostale. Ma vediamo se hai studiato, prova a portarmi un filosofo che è poco considerato. Ali ja bih želio vidjeti jesi li ti učio, da vidim jesi li proučio jednog filozofa koji se malo uzima u obzir. E mise il dito su Scotto. I upro je prstom na Scotto. Ho detto,
L'ho studiato poco, ma sono stato attento in classe. Rekao sam, malo sam učio, ali sam bio pozoran na satu. E quindi mi diede 27, il voto più alto di quello di prima che avevo studiato. I dao mi je kao ocjenu 27, a ta ocjena je bila veća od prvog ispita za koji sam se spremao. Questo è stato uno dei primi grazie che ha fatto il Signore nella mia vita per portarmi fino qua, e di grazie e di miracoli ne ho visti tanti. To je jedna samo situacija koju je Gospodin meni učinio, a milosti i čudesa u svome životu sam vidio jako puno. Ma il miracolo più grande è stata la conversione del mio cuore. Najveće čudo koje mi se dogodilo je bilo obraćenje moga srca. E questo è il miracolo più grande che accade qui a Međugorje. I to je najveće čudo koje se ovdje u Međugorju događa. Ottobre, 9 ottobre 2022. 9. listopada 2022. Sono stato ordinato sacerdote. Zaređen sam za svećenika. Nella cattedrale di Verona. U Veronskoj katedrali. E adesso tutte le volte che mi siedo su quella sedia. I sada svaki put kad sjednem na ovu stolicu. Mi chiamo con il nome vecchio. Zovem sam sebe starim imenom. E dico sempre: Costina, guarda dove sei seduto oggi. I kažem sam sebi: Costina, gledaj gdje danas sjediš. E non mi resta solo che ringraziare. I preostaje mi samo zahvaljivati. Oggi mi occupo della pastorale giovanile. Danas sam angažiran u pastoralu mladih. Soprattutto di quelli più problematici. Posebno se bavim onim najproblematičnijim mladim ljudima. Sulla tossicodipendenza. Koji su upali u ovisnost. Oggi la problematica grande è anche sulla pornografia. Danas jedan veliki problem je pornografija. Alcol, eccetera. Alkohol i tako dalje. E sembra impossibile, ma con l'amore di Gesù, di Maria, questi ragazzi escono vincitori, vittoriosi e soprattutto gioiosi. Čini se nemogućim da ti mladi ozdrave, ali s pomoću Gospinom, s Isusovom pomoću, ti mladi izlaze iz tih situacija kao pobjednici i radosni. Perché vivere una vita triste oggi non ne vale la pena. Ne isplati se živjeti tužan život. Perché abbiamo un Dio che vuole solo la nostra gioia e la nostra felicità. Jer imamo jednog Boga koji želi isključivo našu radost i sreću. Quindi mi chiedo ancora oggi, se ci sono persone tristi, che cosa aspettano ad accostarsi a Međugorje, a Maria e a Gesù. I pitam se, ako danas ima tužnih osoba, što čekaju? Što čekaju doći u Međugorje, približiti se Mariji i Isusu? Che cosa stanno ancora aspettando? Što još čekaju? E questi giovani purtroppo sono stati ingannati, come sono stato ingannato io, da un mondo che ti vuole dare tutto e subito. Ti mladi s kojima radim su bili prevareni. Prevareni kao što sam i ja bio prevaren od svijeta koji ti želi dati sve i odmah. E io vi dico oggi, giovani, cercate di non scavalcare la vita, abbiate cura della vostra vita e andate piano. A ja vama danas kažem, dragi mladi, nemojte preskakati život, nego se brinite o svome životu i hodajte polako. La vostra vita è nelle vostre mani. Vaš život je u vašim rukama. La vostra gioia, la vostra felicità è nelle vostre mani. Vaša radost i vaša sreća je u vašim rukama. Ricordatevi che la vita è una sola. Upamtite, samo je jedan život. E voglio concludere con questa
statistica nell'ospedale di Varese. I želim zaključiti sa jednom statistikom u bolnici Varese. Nei primi sei mesi del 2022, u prvih šest mjeseci 2022. godine, 97 giovani sono entrati al pronto soccorso per tentato suicidio. 97 mladih je došlo na hitnu pomoć jer su pokušali samoubojstvo. Non si può buttare via la vita così. Život se ne može tako baciti. Guardate la vita con occhi diversi. Gledajte život drugačijim očima. Riscoprite i colori, il tramonto, l'alba. Ponovno otkrite boje, zalaske sunca, zore. Che Dio ha disegnato per ognuno di voi. Sve to što je Bog iscrtao za svakoga od vas. Non lo ha disegnato per tutti, ma per ognuno di noi. Nije to iscrtao za sve, nego za svakoga od nas. Siate persone felici. Budite sretne osobe. Più che essere buoni. Budite više sretni nego dobri. Ragazzi, giovani, siate persone liberi e non schiavi di una società. Mladi, budite slobodni, a ne robovi društva. L'ultima cosa, sono un ragazzo molto timido. Jedna posljedna stvar koju vam želim reći, ja sam sramežljiva osoba. Però quando mi metto a parlare delle bellezze di Dio, ali kada počnem pričati o Božjim ljepotama, stari qui anche tutto il giorno. Mogao bi ostati ovdje cijeli dan. Voglio fare un ultimo gesto. E voglio darvi la mia santa benedizione, chiedo veramente l'intercessione della Beata Vergine Maria, ma chiedo a Dio di mandarvi tante grazie su di voi. I posljednu stvar koju vam želim reći, zapravo učiniti, je udjeliti vam svoj mladomisnički blagoslov. Želim zazvati Gospin zagovor, Božji zagovor. Di ripulire questo nostro cuore grasso da tante cose del mondo. Da očiste ovo naše srce tako težalo od stvari svijeta. E che vi dia tanta salute e tanta forza. I neka vam Gospodin udjeli puno zdravlja i puno snage. Fisica e spirituale. Tjelesne i duhovne. Ave o Maria, zdravo Mario, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Beata Vergine Maria, po zagovoru Blažene Djevice Marije, vi benedica Dio Onnipotente, blagoslovio vas svemogući Bog, Padre, Figlio, Otac, Sin, e Spirito Santo, i Duh Sveti. Un grande applauso per la Gospa! Jedan veliki pljesak za Gospu. Evviva Gesù! Živio Isus! Grazie, Ario.